Buongiorno a tutti. In questa video lezione inizieremo a parlare di uno dei più grandi filosofi dell'antichità, un personaggio di cui tutti sicuramente abbiamo sentito parlare, cioè Platone. Platone, filosofo vissuto tra il IV e il III secolo a.C., in questa serie di video lezioni andremo a esplorare tutti i principali aspetti della sua filosofia. In questa video lezione in particolare andremo un po' innanzitutto a introdurre il personaggio, quello che è il suo progetto filosofico, ma inizieremo anche a vedere alcuni dei suoi primi scritti giovanili. Diamo giusto due coordinate per inquadrare Platone, innanzitutto coordinate temporali e geografiche. Platone nasce nel 427 e vive ad Atene. Quindi è immerso nella capitale culturale della Grecia, nasce una famiglia aristocratica e vedremo anche che questo fatto, questo suo essere aristocratico avrà determinate influenze nella sua filosofia. Vive in un periodo in cui sì, Atene è la capitale culturale della Grecia, ma è un periodo in cui l'età dell'oro di questa polis greca è già passata e quindi Atene sta iniziando ad entrare in un periodo di crisi, anzi è già entrata in un periodo di crisi a partire dall'inizio, a partire circa dal 400 a.C. in avanti. Di che tipo di crisi si tratta? Di che tipo di decadenza si tratta? Si tratta innanzitutto di una decadenza politica. Mentre per tutto il secolo precedente Atene era stata la più importante polis anche dal punto di vista politico, diciamo, imponendo la sua egemonia su tutto il mondo greco, dopo la guerra del Peloponneso e quindi verso la fine del secolo, Atene inizia un momento di difficoltà politica a livello internazionale, diremmo all'interno del mondo greco, soppiantata nella sua egemonia da altre città, ma anche a livello interno, con la crisi della democrazia ateniese, instaurazione prima della tirannia, quella dei 30 tiranni, e poi un nuovo esperimento democratico diverso dal precedente. Una crisi quindi, in primo luogo politica, che si riflette anche in una decadenza, se possiamo dire, culturale e morale di Atene e dei suoi valori. Una crisi anche quindi dal punto di vista filosofico, vedremo per Platone, un momento in cui la filosofia viene egemonizzata dal relativismo dei sofisti, che prende sempre più piede, è un periodo in cui drammaticamente nel 399 a.C. Atene mette a morte Socrate, maestro di Platone, colui che aveva insegnato a Platone a fare filosofia, quello che lui considerava l'uomo più giusto. E quindi Platone, che vedremo darà molta importanza alla politica nella sua filosofia, vive il suo primo incontro con la politica nella sua età più giovane, intorno ai tra i 20 e i 30 anni, in maniera abbastanza traumatica. Su questo facciamo subito una prima lettura in cui Platone stesso ci racconta il suo deludente incontro con la politica. Questo brano è tratto dalla lettera settima che Platone scrive nel 353 a.C., quindi quando è già molto anziano, in cui racconta appunto la sua giovinezza e il suo primo incontro con la politica della polis ateniese. Quando ero giovane, io ebbi un'esperienza simile a quella di molti altri. Pensavo di dedicarmi alla vita politica, non appena fossi divenuto padrone di me stesso. Ora mi avvenne che questo capitasse allora alla città. Il governo, attaccato da molti, passò in altre mani e 51 cittadini divennero i reggitori dello Stato. 11 furono posti a capo del centro urbano, 10 a capo del Pireo, tutti con l'incarico di sovrintendere al mercato e di occuparsi dell'amministrazione, e sopra costoro 30 magistrati con pieni poteri. Tra costoro erano alcuni miei familiari e conoscenti, che subito mi invitarono a prendere parte alla vita pubblica come attività degna di me. Ecco che qui Platone sta parlando del regime dei 30 tiranni, la caduta della democrazia ad Atene, che si afferma quando Platone è poco più che ventenne. Io credevo veramente, e non c'è niente di strano, giovane com'ero, che avrebbero purificata la città dall'ingiustizia, traendola a un vivere giusto, e perciò stavo ad osservare attentamente che cosa avrebbero fatto. Mi accorsi così che in poco tempo fecero apparire oro il governo precedente. Tra l'altro, un giorno mandarono, insieme con alcuni altri, Socrate, un mio amico più vecchio di me,
un uomo che io non esito a dire il più giusto del suo tempo, ad arrestare un cittadino per farlo morire, cercando in questo modo di farlo loro complice, volesse o no. Ma egli non obbedì, preferendo correre qualunque rischio che farsi complice di empi misfatti. Io allora, vedendo tutto questo e ancora altri simili e gravi misfatti, fui preso da sdegno e mi ritrassi dai mali di quel tempo. Poco dopo cadde il governo dei Trenta e fu abbattuto col regime. E di nuovo mi prese, sia pure meno intenso, il desiderio di dedicarmi alla vita politica. Anche allora, in quello sconvolgimento, accaddero molte cose da affliggersene, come è naturale, ma non c'è da meravigliarsi che in una rivoluzione le vendette fossero maggiori. Tuttavia, bisogna riconoscere che gli uomini allora ritornati furono pieni di moderazione. Se non che, accadde poi che alcuni potenti intentarono un processo col mio amico, a Socrate, accusandolo di un delitto nefandissimo, il più alieno dall'animo suo. Lo accusarono di empietà e fu condannato e lo uccisero. Lui che non aveva voluto partecipare all'empio arresto di un amico degli esuli d'allora, quando essi pativano fuori della patria. Vedendo questo e osservando gli uomini che allora si dedicavano alla vita politica e le leggi e i costumi, quanto più le esaminavo e avanzavo nell'età, tanto più mi sembrava che fosse difficile partecipare all'amministrazione dello Stato restando onesto. Non era possibile far nulla senza amici e compagni fidati. D'altra parte era difficile trovarne tra i cittadini di quel tempo, perché i costumi e gli usi dei nostri padri erano scomparsi dalla città e impossibile era anche trovarne di nuovi con facilità. Le leggi e i costumi si corrompevano e si dissolvevano straordinariamente, sicché io, che una volta desideravo moltissimo di partecipare alla vita pubblica, osservando queste cose e vedendo che tutto era completamente sconvolto, finii per sbigottirmene. Continuavo sì a osservare se ci potesse essere un miglioramento e soprattutto se potesse migliorare il governo dello Stato. Ma per agire aspettavo sempre il momento opportuno, finché alla fine mi accorsi che tutte le città erano mal governate, perché le loro leggi non potevano essere sanate senza una meravigliosa preparazione congiunta con una buona fortuna. E fui costretto a dire che solo la retta filosofia rende possibile di vedere la giustizia negli affari pubblici e in quelli privati, e a lodare solo essa. Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane se prima al potere politico non fossero pervenuti uomini veramente e schiettamente filosofi, o i capi politici delle città non fossero divenuti, per qualche sorte divina, veri filosofi. Ecco quindi come Platone descrive la politica ateniese del suo tempo, una politica corrotta, una politica che manda a morire l'uomo più giusto, il suo uomo più giusto, cioè Socrate, il maestro di Platone. E vedremo come la morte del maestro segna un evento decisivo anche nello sviluppo intellettuale di Platone. È l'apice, secondo lui, della crisi, che lo porta a pensare a un aspetto molto importante che abbiamo visto anticipato in questo testo e vedremo poi più avanti, cioè la convinzione che la filosofia debba diventare la guida per il singolo e per la comunità. E quindi Platone sentirà molto forte dentro di sé la necessità per Atene di una rivoluzione, una rivoluzione filosofica e culturale. Capisce che la cultura del suo tempo ha bisogno di nuove certezze. E per trovare nuove certezze, Platone si baserà interamente sugli insegnamenti del suo maestro, quindi sull'insegnamento socratico, che lo porterà a elaborare un progetto politico nuovo e riformatore. Cos'altro dire della sua vita? Platone è comunque un filosofo che viaggia molto, non si ferma solo ad Atene, viaggia molto per molte zone del Mediterraneo, anche in Italia, nella Magna Grecia, a Siracusa, soprattutto, una delle più importanti città del Mediterraneo all'epoca. Poi, dopo questi viaggi, tornerà ad Atene, ormai già filosofo molto affermato, e fonderà una scuola filosofica, l'Accademia, dove lui, appunto, e i suoi allievi inizieranno quindi a insegnare proprio, a tramandare gli insegnamenti socratici, ma non solo, anche la nuova filosofia platonica. Poi Platone farà altri viaggi fino alla morte, che lo coglierà nel 347 a.C. Per quanto riguarda le sue opere, noi seguiremo una divisione abbastanza classica. Platone
Platone è uno dei primi filosofi, forse il primo filosofo di cui abbiamo l'opera completa, cioè praticamente tutto quello che ha scritto è stato tramandato fino a noi. Solitamente le sue opere vengono divise in scritti giovanili o socratici, quelli che vedremo oggi, gli scritti della maturità e poi gli scritti della vecchiaia. Prima di iniziare a parlare delle opere giovanili di Socrate, ci fermiamo un attimo a delineare subito alcune caratteristiche fondamentali, principali della filosofia socratica che vediamo riassunte in alcune parole chiave alle mie spalle. Innanzitutto la prima è Socrate. Vedremo come è fortissimo il legame di Platone con la filosofia socratica. Platone si considera un continuatore della filosofia del suo maestro e questo legame sarà sempre presente in tutta la produzione filosofica di Platone, anche se chiaramente Platone andrà molto oltre il pensiero del maestro. Sotto tanti aspetti, la filosofia di Platone è molto più evoluta di quella di Socrate. Platone svilupperà quindi una dottrina filosofica molto originale, ma una filosofia che per lui stesso, per Platone, era in linea con la figura e l'insegnamento di Socrate. Socrate che quindi viene interpretato da Platone e la filosofia socratica, diciamo, vede in Platone una sorta di evoluzione, anche se probabilmente arriverà ad esiti che Socrate stesso non aveva previsto, però l'importante è che Platone si sente proprio il continuatore del pensiero socratico. Questo aspetto, poi si riflette anche in un'altra caratteristica della filosofia platonica, che è intesa come dialogo, la filosofia come dialogo, eccola qui, un'eredità socratica. Noi sappiamo come per Socrate fosse fondamentale la dimensione dialogica dello scambio dialogico per fare filosofia, e il dialogo sarà la caratteristica di praticamente tutti gli scritti di Platone, che sono scritti appunto nella forma del dialogo. Questa è ad esempio una differenza importante di Platone nei confronti di Aristotele, lo vedremo, che usa invece di più la forma del trattato filosofico. Questo cosa vuol dire? Che per Platone, così come lo era stato per Socrate, la filosofia è un sapere aperto, una ricerca comune e continua della verità. Altro aspetto importante è l'uso dei miti. Platone usa, li vedremo, moltissimi miti, moltissimi racconti mitici, immagini mitiche per fare ed esporre la sua filosofia. Perché Platone usa il mito, questa forma di racconto che può sembrarci così molto lontana dalla filosofia che immaginiamo appunto come un sapere basato esclusivamente sul ragionamento, sulla razionalità? Platone lo fa innanzitutto per comunicare in maniera più immediata e concreta. Possiamo dire che l'uso del mito è un metodo didattico di Platone per far passare meglio, con immagini molto più chiare, alla portata di tutti, alcuni messaggi. Però c'è forse anche un altro aspetto, che Platone attraverso l'uso dei miti cerca di parlare di realtà, di concetti anche molto complessi che in alcuni casi vanno anche un po' oltre le possibilità di una dimostrazione rigorosamente razionale. Quindi diciamo che, mentre in alcuni aspetti l'uso dei miti è proprio per dare maggiore chiarezza, maggiore vivacità alle immagini, alle spiegazioni che lui fa, per altri aspetti si può anche dire che l'uso del mito rimanda forse ancora un po' all'uso dei miti originari, cioè quello di dire sì, la razionalità è una cosa fondamentale, ma per cogliere appieno la verità bisogna anche andare oltre, bisogna riaffidarsi al mito. Al di là di questo, che comunque è un tema molto dibattuto dagli studiosi di Platone, diciamo che è uno degli aspetti più conosciuti della sua filosofia, cioè la grande profondità e suggestione dei miti e delle immagini di Platone che andremo a vedere. Infine, ultima parola chiave è educazione. Perché la filosofia, secondo Platone, ha una finalità decisamente educativa. Perché l'esigenza politica che Platone ha, quindi quella di fare una rifondazione politica, non può non passare da una rifondazione dell'individuo. E questa rifondazione prevede quindi che ci sia una forte necessità pedagogico, un forte compito pedagogico-educativo nella filosofia. Cioè, la filosofia non è sapere fine a se stesso. Non è semplice amore per la conoscenza, ma la filosofia ha un compito molto importante: formare il buon cittadino e di conseguenza formare gli uomini politici del futuro.
Possiamo ora iniziare a parlare dei primi dialoghi di Socrate, appunto i cosiddetti scritti giovanili. In verità noi questa parte la faremo molto in sintesi, non vedremo tutti i suoi scritti, diremo qualcosina di alcune delle opere principali di questa fase. Perché questa scelta? Perché in verità negli scritti giovanili è molto difficile riuscire a separare quello che è il pensiero di Platone da quello di Socrate. Cioè, ancora è una fase appunto in cui il pensiero di Platone si va formando ed è ancora molto sovrapponibile a quello del suo maestro. Non sono molte, diciamo, le novità filosofiche che Platone propone in questi suoi primi scritti. Infatti, non a caso, questi scritti sono soprattutto utilizzati come fonte per ricostruire la filosofia di Socrate, piuttosto che quella di Platone. Quali sono i principali temi dei dialoghi, della giovinezza di Platone? Possiamo ridurli a due: la difesa di Socrate del pensiero del suo maestro, che era stato in qualche modo screditato con il processo e la condanna a morte, e l'attacco, invece, la battaglia contro i sofisti, i diciamo, principali avversari filosofici di Socrate, e che Platone tratterà attraverso temi, discussioni su temi come la virtù e la giustizia. Per quanto riguarda la difesa di Socrate, diciamo che la sua figura è particolarmente, possiamo dire, anche idealizzata e raccontata da Socrate, soprattutto in due dialoghi che sono l'Apologia di Socrate e il Critone. L'Apologia di Socrate, che racconta il processo con cui Socrate è stato condannato a morte, ecco, in quest'opera, oltre a raccontarci tutta la vicenda, viene in particolar modo esaltata la missione filosofica che Socrate pensava di avere. Quindi la sua vita dedicata alla filosofia, dedicata ad aiutare le altre persone a ricercare la verità, la filosofia come una continua ricerca filosofica. Nel Critone abbiamo temi simili, possiamo dire. Il Critone invece è ambientato dopo la condanna a morte, è un dialogo che si svolge in prigione, appunto, tra Socrate e Critone, il suo allievo Critone, in cui si sviluppa il tema del dilemma tra l'accettazione della condanna a morte e la possibilità di fuga che a Socrate viene offerta dai suoi discepoli. Alla fine, anche con grande scelta di grande significato filosofico, Socrate si rifiuterà di fuggire e in questo modo Platone riuscirà a mostrare come Socrate fosse veramente un uomo virtuoso e rispettoso dei valori della polis. In altri dialoghi, invece minori, Platone andrà a riassumere quelli che erano i capisaldi della filosofia di Socrate, soprattutto in campo morale. Andrà a trattare il tema della virtù, virtù considerata come una cosa unica, esiste una sola virtù e questa virtù è scienza, quindi la connessione tra virtù morale e razionalità, quel razionalismo morale che aveva già contraddistinto appunto la filosofia socratica. E in quanto scienza, la virtù, secondo Socrate, è insegnabile. E nella virtù come scienza si trova la felicità. Tutti gli insegnamenti della filosofia socratica, filosofia eudemonistica dal punto di vista morale, cioè l'essere persone eticamente buone ci porta anche ad essere felici. Questi principi della filosofia socratica sono spesso difesi da Platone attraverso la dimostrazione per assurdo. Tecnica filosofica già utilizzata da altri filosofi in passato, Zenone, uno dei primi per difendere le tesi di Parmenide, cioè anche in questo caso Platone attraverso la bocca di Socrate, perché è quasi sempre Socrate il protagonista dei dialoghi platonici, Socrate spesso assume la tesi del suo avversario e la sviluppa e dimostra che porta a conclusioni assurde e paradossali e quindi questa tecnica di confutazione della tesi dell'avversario serve a Socrate per affermare la propria tesi invece. Ecco, questo è un po' il tema dei dialoghi che Platone utilizza per difendere la figura del suo maestro, che, ribadiamo, lui considerava la persona giusta, considerava un delitto, una cosa incomprensibile che la polis ateniese l'avesse mandato a morte. In altri dialoghi giovanili, invece, la difesa di Socrate si trasforma in un vero e proprio attacco ai sofisti, alla sofistica come concezione della filosofia. L'argomentazione di Platone diventa oltretutto particolarmente polemica in alcuni dialoghi che non a caso sono intitolati Il Protagora e il Gorgia, cioè i nomi dei due più importanti esponenti della sofistica. Nel Protagora, ad esempio, ritorna al tema della virtù, di cui abbiamo parlato poco fa.
I sofisti affermavano che le virtù erano molte ed erano individuali, era un po' il cardine del relativismo dei sofisti, cioè l'uomo è misura di tutte le cose, è misura anche del bene e del male, secondo Protagora. Ecco, in questo dialogo Platone invece sostiene con forza che la virtù è unica e la virtù è scienza, e solo per questo si può trasmettere e insegnare. E con ciò Platone vuole andare a negare il valore educativo della sofistica. Ricordiamoci che i sofisti facevano dell'insegnamento una delle chiavi della loro filosofia. Loro insegnavano filosofia e si facevano pagare. Ma se la virtù non è unica, come possono i sofisti insegnarla? Si chiede Platone e Socrate in questo dialogo. E quindi anche qui Platone contrappone al presunto insegnamento dei sofisti l'insegnamento invece del maestro, di Socrate. Concentriamoci però particolarmente sul Gorgia, su quest'altro dialogo. Nel Gorgia Platone invece si concentra su un altro aspetto chiave della sofistica, cioè la retorica. Una invece delle chiavi del pensiero di Gorgia era che la filosofia può servire a rendere forte il pensiero debole, non c'è una verità assoluta e quindi chi sa parlare meglio sostanzialmente possiede la verità. Ecco, quale sarà il ragionamento di Platone nel Gorgia? La retorica è un'arte, si chiede Platone. Cominciamo col dire che ogni arte è efficace, può essere apprezzata solamente se affronta il tema che le è proprio. Diciamo, l'arte della scultura può, la teoria della scultura può essere applicata alla pratica della scultura, la pittura uguale, la poesia, la musica. La retorica ha un oggetto proprio. Non lo ha, la retorica è l'abilità di parlare, ma si può parlare di diversi argomenti. La retorica vuole, pretende di convincere l'interlocutore indipendentemente dall'argomento trattato e dalla verità o no della tesi portata avanti. Quindi la retorica non è un'arte, secondo Platone, è piuttosto una pratica adulatoria, è proprio l'amore per la parola in sé. E quindi diciamo non può essere considerata una vera e propria arte. Ed è proprio qua che Platone affronterà oltretutto il tema della giustizia. In questo dialogo c'è un importante confronto tra Socrate e Callicle, un sofista, che afferma questa cosa, che la retorica addirittura può servire a un imputato per sottrarsi a una pena. Ma il tentativo di sottrarsi a una pena per Socrate è un male, perché corrompe l'anima. Anzi, è peggio essere sottrarsi a una pena giusta che sfuggire alla pena, secondo Socrate, perché se io riesco a sfuggire a una pena che mi merito, allora comunque sono punito perché la mia anima viene corrotta, io sto sbagliando, io mi merito quella pena, dovrei affrontarla, così come Socrate ha fatto pur non meritandola, ha affrontato la sua condanna a morte. Ecco, in questo dialogo addirittura Callicle deride la giustizia della città. La giustizia è una convenzione umana, dice Callicle, che dice invece dovrebbe essere affermata la legge del più forte, del più furbo, del più abile a parlare. Chi è più abile riesce anche a sottrarsi alla giustizia, ecco che fa il proprio bene, ha ragione. Socrate quindi si confronta con questa concezione, per cui appunto Callicle dice che veramente felice non è il cittadino virtuoso, così come affermava Socrate, ma è felice colui che riesce a raggiungere il proprio piacere e il proprio utile, anche a danno degli altri. E quindi la virtù non coincide più con la legalità, con rispetto delle leggi, con il razionalismo morale che era di Socrate. E questo, attenzione, perché è un fortissimo attacco all'intellettualismo, al razionalismo socratico. Socrate, ad esempio, dice, una conseguenza della sua concezione morale era che le persone non fanno mai il male volontariamente. Il suo razionalismo morale implicava che io faccio il male perché sto usando male la mia ragione, perché lo scambio per il bene, perché sbaglio. Invece no, Callicle semplicemente va a affermare che si può fare il male consapevolmente traendone oltretutto vantaggio. Io faccio un teorico male generale, oggettivo, perché io ne posso trarre utilità e vantaggio. Socrate come risponderà a questa concezione? Risponderà che in verità il cercare di raggiungere il proprio piacere non dà la vera felicità.
Perché? Perché i piaceri sono mutevoli, fuggevoli, io appena ottengo, soddisfo un mio desiderio, ecco che ne subentra subito un altro. I piaceri, i desideri sono sempre legati alla mancanza di qualcosa, quindi legati al dolore. E invece cos'è la vera felicità? La felicità esige qualcosa di stabile, i piaceri non sono dei beni stabili. E da qui, in questo dialogo, si comincia a vedere forse il primo vero Platone che comincia ad andare un po' oltre a Socrate. È qui che inizia a nascere l'idea di bene come razionalità, cosa che già aveva iniziato a dire a Socrate, ma la capacità della nostra ragione di trovare la giusta misura nel nostro comportamento mettendo un freno ai nostri istinti. Se il mio istinto mi spinge ad arricchirmi per soddisfare questo desiderio, ecco che la mia ragione interviene e mette un freno a questi istinti. E questo è un piccolo passo, oltre Socrate, hanno riconosciuto gli studiosi, perché per Socrate il bene coincideva col sapere, con la conoscenza, e il male era ignoranza. Con Platone invece c'è quest'altra sfumatura: il bene è la razionalità, il dominio della ragione sugli istinti, il male è l'irrazionalità, l'impulso irrazionale. E questo, quindi Socrate concluderà, andrà a concludere questo confronto parlando innanzitutto quindi di un'etica che rimane in primo luogo un'etica terrena, cioè se io agisco in maniera corretta, se rispetto le leggi, se non mi lascio dominare dagli istinti, ma uso la ragione, ecco che vivo anche bene la mia vita, cioè chi agisce bene, vive bene, è felice in questa vita. Ma di fronte alle continue obiezioni di Callicle, Socrate introdurrà, Platone tramite Socrate, introdurrà anche un altro tema. Leggiamo questo breve pezzo del dialogo. Chi cade in peccato deve essere punito, e questo, dopo l'essere giusti, è il secondo bene, divenire giusti pagando alla giustizia il proprio debito. Il miglior sistema di vita consiste nel praticare in vita e in morte giustizia e ogni altra virtù. No, Callicle, il tuo ragionamento non ha alcun valore. Attenzione in particolare a quel in vita e in morte, perché sì, è vero che c'è un'etica terrena, cioè chi agisce bene vive bene, le nostre azioni portano conseguenze sulla felicità o infelicità nostra in questa vita, ma probabilmente ispirato dall'orfismo, dottrine religiose della Grecia sviluppate già secoli prima, che avevano iniziato a parlare, a riflettere sulla spiritualità dell'uomo, sulla sua anima, ecco che Platone inizia a introdurre il tema anche di un'etica dell'aldilà, perché questo vuol dire che il nostro comportamento non comporta conseguenze solamente in questa vita terrena, ma anche, forse soprattutto, per la nostra anima dopo la morte. E questo è un altro passaggio importante che Platone farà oltre Socrate, perché Socrate nella sua filosofia non parla molto dell'anima, ne parla se anzi, ma senza fare una vera e propria dottrina dell'anima, invece vedremo che la riflessione sull'anima umana per Platone sarà centrale, uno dei temi principali sviluppati poi nei dialoghi successivi. Bene, con questo possiamo concludere questa nostra rapida sintesi dei dialoghi giovanili di Platone. E dalla prossima video lezione inizieremo a trattare i temi principali della filosofia, sviluppati appunto nei dialoghi della maturità.